Benvenuti al Carotti, pillole di benessere. Oggi faremo un allenamento funzionale. Allora, visto che in questo periodo siamo purtroppo molto fermi, cercate di fare un buon riscaldamento prima di cominciare. Quindi lavorate sempre bene con delle circonduzioni ampie per le spalle, ok? Fate 10 circonduzioni in un senso e poi 10 circonduzioni nell'altro senso. Potete ripeterlo anche 2 o 3 volte. Da qui lavorate con delle circonduzioni delle braccia complete. Giro bene, giro, ok? E poi stessa cosa, avanti, 10 in un senso, 10 nell'altro. Se volete renderlo leggermente più complicato, un braccio gira avanti e uno gira dietro, okay? E poi cambio, anche in questo caso continueremo a fare 10 in un modo, 10 nell'altro. Da qui andiamo a scaldare un pochino le gambe. Da questa posizione porto le punte leggermente in fuori, scendi in accosciata completa, tengo la posizione e risalgo, ancora giù bene, tengo la posizione e su. Se volete, quando scendete, i gomiti all'interno e spingono leggermente in fuori, ok? E risali. Per continuare il nostro riscaldamento faremo 20 jumping jack, quindi partite da questa posizione e ci scaldiamo, 20, e su. Quando avete terminato i 20 jumping jack, farete 10 squat, piedi extravolutati, e da qui scendo, giù e salgo, giù e là, 10 squat. Poi, mi metto solo di profilo per far vedere meglio l'esercizio, facciamo dei good morning. Possiamo farlo sia con le mani sui fianchi che con le mani dietro il capo, scegliete voi come eseguirlo. I piedi sono più o meno larghezza spalle, mani in questa posizione, piego leggermente le gambe, scendo, butto il sedere in fuori e su, scendo e su. È fondamentale quando scendete che sentiate sicuramente allungare il femorale e di tenere la schiena bene dritta e risalgo, ok? E facciamo 10. Da qui andiamo a scaldare un po' la parte alta, quindi scendo bene in squat, appoggio le mani a terra, cammino avanti, blocco la posizione e ritorno. Scendo, cammino avanti, blocco la posizione e ritorno. Sempre 10 ripetizioni. Da qui, ultimo esercizio, per non renderlo troppo invasivo. Ci mettiamo a terra, appoggiamo entrambe le ginocchia, mani in questa posizione e scendo. A portare il petto a contatto, ok? Petto e là. Cercate di non scendere troppo col bacino, ma di rimanere ben in tenuta, contraete bene l'addome e da lì scendo. Se volete cominciare a fare già un po' più di fatica, invece, punta dei piedi appoggiati, scendo e spingo su. Ok, questi esercizi, un riscaldamento, cerchiamo di farli almeno per 3 volte, quindi eseguite un riscaldamento di circa 7-10 minuti, in modo tale da essere pronti per il lavoro che proporremo successivamente. Dopo esserci scaldati bene, faremo la nostra seconda parte di lavoro. Seconda parte che prevederà un lavoro principalmente sull'addome. Quindi, avremo bisogno di un tappetino. Se non avete il tappetino, usate il tappeto, usate un asciugamano arrotolato un paio di volte. E da qui andiamo a terra. Allora, andiamo a terra, pianta del piede appoggiata, ok? Da qui fate 30 secondi di crunch, mani alla nuca, gomiti aperti e scaldo solo un po' l'addome. Sali e giù, salgo bene e giù. Allora, se non avete il cronometro, invece che fare 30 secondi, fate 20 ripetizioni circa. Quando avete terminato le 20 ripetizioni, faremo un leg raise, quindi mani in appoggio al pavimento, da qui porto palloni e giù, spingo e giù. Cercate di staccare leggermente il bacino da terra. Anche qui 20 ripetizioni o 30 secondi di lavoro se avete il cronometro a vostra disposizione. Quando abbiamo terminato questo lavoro inizieremo a fare il lavoro vero e proprio, quindi ci metteremo a terra e faremo 20 sit-up. Sit-up potete fare sia con i piedi in appoggio con a contatto con la pianta dei piedi tra di loro, quindi con le ginocchia verso l'esterno. Da qui
possono scendere, toccare con le mani dietro, salire e tocco. Tocco e su. E farete 20 sit-up. Quando avete finito i 20 sit-up, se volete, punte tese, gambe tese, schiena bene appoggiata, aderente al tappetino, e farete 20 sforbiciate. Ricordatevi di tenere sempre la schiena bene appoggiata al tappetino. Se la schiena non rimane appoggiata bene, piuttosto che farli male, evitate di farli. Ok? Secondo esercizio. Gamba destra distesa avanti, mani alla nuca, salgo e vado in torsione. La gamba sale e vado in torsione. Ok? E faremo 20 sulla gamba sinistra. Poi, sempre 20 sforbiciate. In questa posizione, spingo. 20, potete contare 1, 2, 3, 4, 5, ok? Poi, gamba destra, da qui, vado bene in torsione. E sono altre 20 ripetizioni. Alla fine faremo sempre le sforbiciate. Gli esercizi potete farli sia tutti consecutivi o altrimenti mettere una piccola pausa quando ne avete bisogno. L'ultimo esercizio che andiamo a fare sull'addome è in posizione di plank. Quindi a chiusura del nostro giro ci mettiamo in plank e proviamo a tenere 30 secondi la posizione di plank. Vengo, contraggo bene i glutei, i quadricipiti e mano. Ok? Da qui appoggio. Siccome abbiamo fatto un buon lavoro sulla catena cinetica anteriore, andremo a fare anche un po' di lavoro sulla catena cinetica posteriore. Quindi, mani appoggiate, da qui allungo se volete il braccio destro e gamba sinistra. Tengo la posizione 5 secondi circa e appoggio. E appoggio. Ok? Anche qui fatene 10 per lato circa. Se volete fare il lavoro leggermente più intenso, vi potete mettere a terra, partire con le mani in questa posizione e da qui sali con braccia e gambe insieme. Sali. Ok. È il nostro lavoro sull'addome. Proviamo a tenere anche questo lavoro per 3 giri, poi se volete farne un quarto potete scegliere voi e decidere se farlo. Arriviamo finalmente al nostro workout. Allora, faremo 4 esercizi per 5 minuti, quindi faremo il maggior numero di giri possibili che riusciamo a fare in 5 minuti, facendo 4 burpees. Quindi partite da questa posizione, scendo, appoggio le mani, spingo dietro, hop, e su, ok? Ne farete 4. Se non riesco a fare questo esercizio, lo posso rendere leggermente più leggero. Quindi scendo, appoggio le mani, spingo dietro, chiudo e risalgo. Okay. E di questi 4. Secondo esercizio, faremo 4 push-up, però aggiungeremo anche il ginocchio laterale, quindi si chiamano gli spider push-up. Mani in questa posizione, scendo bene col ginocchio. E su, scendo bene, e su, scendo, e là. Ok? E di questi ne faremo 8, 4 per lato. Se volete renderlo leggermente più facile, più semplice, appoggiate le mani, punte dei piedi appoggiati e fate un push-up normale. Altrimenti, per renderlo ancora più semplice, ginocchia appoggiate, non incrociate i piedi. Da qui scendo sempre a portare prima il petto a contatto. Petto, e su. Ricordatevi di non tenere i gomiti troppo aperti, ma leggermente più chiusi. Dopodiché faremo degli affondi saltati. Partite sempre con il ginocchio in appoggio. Da qui, spingo e cambio. Spingo, cambio. Spingo e là. Ok? Se invece volete fare un po' meno fatica, da qui porto affondi posteriori. Ok? Giù e giù. E di questi ne faremo 12. Al termine faremo 25 jumping jack. Quindi 25. Finito i 25 jumping jack, ripartirò con i 4 burpees, gli 8 push up, i 12 affondi saltati e i 25 jumping jack. Il tutto per 5 minuti consecutivi.
mettete voi i recuperi quando è necessario. Al termine farete 3 minuti di recupero. Dopo i 3 minuti di recupero faremo la seconda parte del lavoro. La seconda parte del lavoro, che è uguale a quella precedente, saranno 5 minuti sempre di lavori, con cambiando soltanto la tipologia di esercizio. Primo esercizio, faremo un rock up. Vi consiglio di mettere il tappetino, solo per comodità. Da questa posizione scendo, mi appoggio, distendo le gambe, tocco dietro, ritorno e salto, ok? Se così non riesco a farlo, posso tranquillamente scendere, richiamare le gambe, appoggiare le mani e spingere per rialzarmi, ok? E faremo 4. Finito questo, faremo 8, scusate, up and down. Quindi, parti da qui, appoggia, spingo e scendo. Spingo e scendo, ok? Ne faremo 8. Tenetene sempre 4 sul braccio destro e 4 sul braccio sinistro. Dopodiché faremo 12 squat jump. Da qui scendo e su, scendo e su, ok? Se volete fare un po' meno fatica, farete degli squat normali. Volto, ok? Giù bene e su. L'ultimo esercizio che poi ci manca da fare, jumping jack. Quindi da qui si va. Questo lavoro qui abbiamo detto per 5 minuti, quindi saranno 4 rock up, 8 up and down, 12 squat, 25 jumping jack. Al termine farete 2, massimo 3 minuti di recupero e metteremo insieme le due sequenze. Quindi faremo burpees, spider push up, gli affondi, jumping jack, rock up, up and down, squat jump e ancora jumping jack. Il tutto stavolta per 10 minuti. Ok? Tutto chiaro? Quando avete finito, recuperate bene e secondo me avrete fatto un ottimo allenamento. Ok, per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Buona giornata.